Ciao, nuovo spiegone oggi. Oggi parleremo di cuccioli. Cercherò di rispondere alle domande che mi vengono fatte più spesso privatamente. Sara, ma cosa compro per il mio bamboncino di 3 mesi? Sara, ma ho maltese, che cosa devo fare? Sara, ho appena comprato il mio allevriere Whippet, non so come fare, cosa devo fare? Spiegami tu, aiutaci tu. Bene, oggi andremo ad affrontare esattamente questi argomenti. Premessa doverosa, che è fondamentale per partire poi con tutto. Abbiamo già parlato di strumenti e attrezzi di toilettatura e anche delle varie tipologie di pelo. Se non avete visto quei video, andate a vederli perché sennò non capite niente di quello di cui parleremo oggi. Altra seconda premessa doverosa: i cuccioli si portano in toilettatura al termine delle vaccinazioni. Ma non solo, non è che basta il termine della vaccinazione. Sarebbe bene che voi proprietari, come già spiego, chi mi segue lo sa. Sarebbe bene che voi proprietari, sia di cani che di gatti, portaste gli animali che sono già abituati alla manipolazione, che sanno già cos'è l'acqua, che sanno già cos'è il phon, l'aria, il rumore, tutte queste cose qui. È come se voi chiedeste al vostro cane, dopo una lezione, non so, di dog disc, di andare a fare il campionato nazionale. Oppure anche senza lezione. È la stessa identica cosa. Potete capire che ci potrebbero essere delle difficoltà se il cane o il gatto non sanno nulla e non hanno alba di queste cose. Immaginatevi di essere presi, portati da un estraneo, dalla porchiera da piccoli, no? Di essere presi, portati dalla porchiera che vi tocca dappertutto. Ma il pelo degli animali è dappertutto, però in tutto il corpo, anche in zone, per esempio come i genitali, zone proprio non bellissime, non ti faresti toccare con molta voglia, no? Vieni preso, portato da questa qua, non conosci l'acqua, non conosci il rumore delle forbici, della tosatrice, di niente, è ovvio che il cane o il gatto si impanicano perché non capiscono cosa stiamo facendo. Se invece loro sono già abituati a casa, riescono a vivere la toilettatura con molta più serenità. Quindi sì, è importante che voi li portate in toilettatura presto, ma che prima a casa voi abbiate fatto un lavoro. Altra cosa importantissima, se il vostro cane o il vostro gatto hanno dei problemi con gli estranei, faranno molta più difficoltà a farsi toilettare da un estraneo, che sono in questo caso io o il vostro toilettatore di fiducia, quale sarà. Se hanno diffidenza, hanno problematiche con gli estranei, il toilettatore andrebbe sempre segnalato, mi raccomando, è importante. È difficile che un cane o un gatto che ha delle difficoltà con gli estranei se la viva bene la toilettatura. Questo sì. Bisognerebbe lavorare con un educatore o un istruttore, insomma. Quindi queste premesse super doverose, adesso partiamo con quello che è il succo del discorso: il pelo del cane e del gatto. In entrambi i casi, il pelo del cane e del gatto finisce di formarsi all'anno barra anno e mezzo. Ci sono alcune eccezioni che vanno anche fino a 2 anni, ma è molto rara la cosa. Che cosa intendo dire? Intendo dire che hanno messo sul pelo da adulto verso l'annetto anno e mezzo, dopo la maturità sessuale piena. Sia per i cani che per i gatti. I gatti hanno una maturità sessuale a 6 mesi, però comunque ci vuole un annetto anche per loro perché raggiungano benissimo il pelo da adulto, anche anno e mezzo in alcuni casi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è inutile che voi mi scrivete in privato con il maltese preso a 3 mesi, perché ha il pelo da cucciolo, ha il pelo lanoso, ha il pelo che non sai che cosa verrà fuori dopo. Lì fa tanto la genetica, l'ho spiegato comunque nei video precedenti, andateveli a vedere. Quindi è inutile che mi scrivete, sa che cosa compro per il mio maltese. In questo momento, in realtà, la cosa più importante, sia per il cane che per il gatto, è abituarlo a farsi manipolare, abituarlo a farsi spazzolare, abituarlo all'acqua, ai bagnetti, per quando sarà necessario, per quando avrà il suo pelo vero da adulto, che è quello che vi ritroverete poi per tutta la sua vita. Quindi, come si fa ad abituare questo benedetto cane? Innanzitutto, se avete un istruttore o un educatore di fiducia, parlategliene assolutamente, perché ci sono tantissimi casi di cani che hanno bisogno di essere portati in toilettatura. Vedi i cani da taglio con un unico pelo primario, come per esempio Shih Tzu, Maltesi, Barboncini, eccetera, che vanno accorciati costantemente, portati costantemente in toilettatura in modo da mantenere il pelo ben libero, perché per voi certe lunghezze di pelo sono difficili da pettinare a casa, sono difficili per noi, figuratevi per voi ogni giorno. Quindi queste tipologie di pelo qua che vanno parlate continuamente, parlatene con l'educatore che magari vi sa consigliare qualche esercizio utile per abituarlo o anche per approcciarlo dagli estranei, no? Cosa potete fare voi a casa prima di portarlo a noi toilettatori? Beh, l'acqua. Incominciate con delle salviette umide, un asciugamano a fargli capire l'umidità, il rumore del phon ogni tanto, ma non fate queste cose subito, cercate di non spaventarlo.
cercate di abituarlo con calma, giocando magari. Fatevi consigliare degli esercizi dal vostro educatore, è sempre utile avere un educatore di fiducia. È importante che voi educhiate i vostri animali, mi raccomando, soprattutto i cagnolini. Gatti, per i gatti ci sono gli etologi, però gli etologi sono un po' contro la tatuatura del gatto, anche se abbiamo visto comunque negli altri video che è importantissimo fare la tatuatura al gatto e lo dimostro ogni giorno su TikTok. Quindi cercate di abituarli con calma, acqua, toccarli in certe zone. Se vedete che hanno delle, se vedete che hanno delle difficoltà in alcune zone, le zampette, magari a farsi le unghie, fatevi consigliare. Quindi il mio consiglio è quello proprio di sentire qualcuno se ci sono delle difficoltà. Se no, cominciate ad approcciarlo piano piano, con calma. Idem per il gatto. Per il gatto ho fatto un video apposta, come si approccia il gatto alla trattatura. C'è già caricato, andate a vederlo, lì è spiegato tutto. Bene, ma intanto poi, per incominciare a ritrovare la spazzolatura, che prodotti uso, che cosa faccio, adesso ti faccio vedere, venite con me. Spazzole, di base, quasi tutti i cani e i gatti hanno bisogno di un pettine, quindi questo lo potete comprare anche quando è cucciolo e usarlo per tutta la vita, sia per il cane che per il gatto, ok? Come si usa ve l'ho già fatto vedere sui video su TikTok, andateveli a vedere perché c'è scritto tutto. C'è proprio una playlist che si chiama Come si pettina. Facciatelo con calma, non fate pettinature pesanti. Ecco perché i cani e i gatti non dovrebbero mai arrivare in tatuatura le prime volte con i nodi. Vi immaginate un cagnolino che è stato spazzolato molto dolcemente a casa senza nessun tipo di problema e poi viene qua tutto pieno di nodi perché non l'avete spazzolato bene come Dio comanda? È ovvio che si impanica perché non aveva mai capito cos'era la spazzolatura. Se me la spazzolate lì con tutta la calmina, tranquilla, dovete essere decisi, sapere quello che fate, ma non me lo dovete spazzolare come, non lo so, come se stesse accarezzando qualcuno, no? Perché sennò non risolverete mai i nodi. I nodi si formano anche quando i gatti e i cani sono cuccioli, eh. Anche col pelo da cuccioli i nodi si formano. Voi dovete prevenirla sta cosa, in modo tale che non arrivino dentro la tattura con i nodi, perché poi sono cazzi nostri. Perché poi il cane viene qua e si impanica perché voi non avete mai usato gli strumenti giusti nel modo giusto, e invece noi di là dobbiamo usarli perché il cane lo dobbiamo liberare. O lo rasiamo tutto, come vedete nei miei video a 7F o a 10, rasatura chirurgica. Quindi, come si parte? Allora, io consiglio questa, che è quella viola, adesso non so perché non mette a fuoco, ok, questa qua che è quella viola, questa qua, questo è un crematore morbido, questo serve per tutti, questo crematore qua è a setole morbide, per cui in realtà non serve a spazzolare, serve per asciugare i cani spazzolando quando voi li state asciugando, quindi se il cane ha già un buon approccio con acqua e fone, siete già passati a questo livello dove lo asciugate senza problemi, se aggiungete questa mentre lo asciugate più velocemente, ma lo spazzolate anche. Ovviamente il cane deve essere libero da nodi, perché questa non snoda. Questa serve per asciugare, per liberare il pelo, aprire il pelo mentre tu lo stai asciugando. È quella che mi vedete un pochettino usare spesso. Ce n'è anche una un pochettino più piccola. Questa qua. Questa va benissimo per approcciare i cuccioli quando sono piccolini. Se invece volete una spazzola che userete per, anche per quando saranno grandi, prendete direttamente quella con le setole dure, che è questa qua, quella con lo sfondo nero, vedete? Vedete che ha lo sfondo nero, invece l'altro è viola. O anche un crematore un pochettino più lungo, tipo questi. Insomma, quello che vi trovate meglio, ne trovate tantissimi. Comunque questi sono tutti a base di setola dura. Questi qua, a setola dura, poi come vedete l'altezza delle setole cambia, ok? Ma questi qua sono quelli che poi andranno a snodare il cane. Se voi vi pettinate il cagnolino che ha i nodi con questa roba qua, che è quella viola, che serve per asciugare, secondo voi il cane sa cos'è pettinarsi davvero? Mi pettinate il cane con questa roba qua, poi venite qua e mi dite il cane è pieno di nodi. Ti credo, cosa hai comprato? Hai comprato una spazzola praticamente per asciugarlo? Questo non carda, questo non snoda, questo serve per asciugare il cane. O per approcciare i cucciolini, perché appunto è un crematore morbido, non snoda. E poi venite qua disperati e dite, ma come io l'ho pettinato? L'ho pettinato! Ma con cosa l'hai pettinato? Come l'hai pettinato? E il cane poi di qua si impanica e data la colpa a noi. No, se tu mi hai spazzolato per 6 mesi il tuo maltese con questa roba qua e arriva qua pieno di nodi, non sa che in realtà questo serve per spazzolarsi. Non sa cosa è realmente spazzolarsi. Quindi gli strumenti giusti fin da subito. Ok? Questo, se proprio volete, io lo uso tantissimo per asciugare veramente, ma se proprio volete approcciare il cane, ma poi si passa a quella dura, perché è quella dura che snoda,
E quella dura, stole dure, che poi leva la muta dai cani da muta. Non quella morbida, ok? Gli strumenti giusti fin da subito, mi raccomando. Che sennò poi è tutto inutile. Quindi potete usare in qualsiasi calatore curvo, semicurvo, come vi va bene a voi, quello che preferite voi sul mio shop, veramente trovate quello che vi pare. Quello che vedete, quelle più corte. Differenza tra le settole. Perché per esempio questa è cortissima e questa è lunghissima? Perché per questa e per cani, aspettate che la metto a fuoco, si vede? Questa è per cani col pelo lunghissimo, cani col pelo frangiato, tipo i setter, i cocker, gli spaniel, meglio questa. E questa è per cani col pelo un pochettino più corto, maltesi razzati, shih tzu rasati, tenuti a 2-3 cm, non di più, meglio questa. Le settole devono più o meno corrispondere di lunghezza a quella che è la lunghezza del pelo. Quindi se io ho un cane che ha il pelo lungo fin per terra, meglio questa. Se io ho un cane che ha 1 cm di pelo perché l'abbiamo rasato, perché ha pieno di no, di questa, poi dopo per spazzolarlo a casa, ok? Dipende tutto da come sarà la gestione da adulto. Anche per quello mi è difficile consigliarvi che cosa volete. Perché non lo sapete neanche voi cosa volete in realtà in un futuro, come lo terrete quel cane, se lo terrete cortino o avrete tempo di tenere il cane lungo fin per terra, capito? Tipo nei maltesi, shih tzu, barboni. Cani da muta sono i cani da muta, nel senso che si sa più o meno quale sarà la previsione del pelo. Per cani da muta io comunque consiglio più che altro un cardatore con spazzola lunga, unito al pettine, perché con i cani è cardatore più pettine sempre, eccetto peli raso e peli corti. Ma con i cani è sempre cardatore e pettine, questa è la base. I gatti è sempre pettine e slanature. Basta. Cani da muta, gli slanatori. Ragazzi, gli slanatori. Cani da muta, hanno bisogno anche di slanatori, maremmani, bovari, cocker, spaniel, tutte quelle robe lì, no? Setter, eccetera, eccetera. Queste robe qua. I sanatori, li avete visti, ok? Quale? Dipende da quando sarà adulto. Queste robe qua non le comprate subito, le comprate quando saranno adulti e avranno fatto sul pelo, ok? Il petting lo abbiamo già visto. Differenza tra questo e questo qui. Questo è, diciamo, generale per tutti i cani e i gatti, gatti soprattutto pelo lungo. Questo è per i gatti a pelo corto, perché è molto corto, è più o meno la stessa altezza del pelo di un gatto a pelo corto, ok? Gatti, come tra l'altro ho spiegato in un altro video, pettine e slanatore. Anche quello, anche lo slanatore per i gatti. Per i gatti solitamente si usa il ventilame, che è questo qua, quello fisso. Vedete questo qua, che è quello un pochettino più fisso. Ma questo qua lo userete dopo l'anno, anno e mezzo. Non si usano da cuccioli. Se volete comprarlo per incominciare ad approcciarlo alla sensazione, ma non c'è bisogno di slanarlo fino all'anno, anno e mezzo, assolutamente, si pettina e basta. Bisogna approcciare queste robe qua, e al cane, al cravattore e al pettine. Cravattore e pettine per i cani, eccetto pelo raso e corto, sono la base, devono saperlo per tutta la loro vita. Per i gatti, pettine e slanatore. Che sia pelo lungo, lo slanatore è questo qua, che sia pelo corto, il gatto e gattinetto, lo sapete. Ora, che prodotti mi consigli per il mio maltese di 3 mesi? Figlia mia, non lo so. Sai perché non lo so? Sapete perché per me è difficile consigliarvi? Allora, indubbiamente uno shampoo da cuccioli non sbagliate mai. Quindi shampoo da cuccioli o qualcosa comunque di dermoprotettivo va benissimo. Quindi Yup, cuccioli, oppure questo qua della Hypodermalaries, non sbagliate mai. Ma qual è il problema? Il problema è che, come dicevo prima, il pelo lo vediamo all'anno, quindi all'anno sapremo se il maltese è venuto fuori con la genetica del pelo lanoso che fa più nodi o del pelo setoso che fa molti meno nodi, capite? Per quello per me è difficile, quando il cane o il gattino è piccolo, sapere cosa consigliare, perché bisogna aspettare che abbia il pelo da adulto. Sicuramente per i cani non sbagliate mai con questo, lo shampoo per cuccioli della Yup. Per i gatti, intanto per approcciarli ai bagnetti potete andare con questo tranquillamente.
Anche perché la maggior parte dei gatti vanno sgrassati, ma non è mica detto che vadano sempre sgrassati. Ci potrebbe voler anche uno shampoo volumizzante. Ripeto, questa cosa si vede dopo l'anno barra anno e mezzo, quando ha il pelo da adulto. Non ci sono santi. Sia cucciolo oppure no, se andate al mare, montagna, usate sempre qualcosa di nutrienti. Io in questo caso consiglio sempre il BioSilk. Altro consiglio, abituate già i cagnolini a rimanere in posa con i balsami e le maschere, perché per queste cose vi saranno utili poi quando saranno adulti, soprattutto con le mute e tutte queste cose qui. Nutrire il pelo è sempre utile ed è sempre necessario in ogni caso. Nell'ottica di ricordarvi che si formano i nodi anche da cuccioli, sempre uno scioglinodi quando pettinate, perché pelo sfibrato, pelo strappato perché non è stato pettinato correttamente o non è stato lubrificato correttamente quando pettinate, è causa di nodi anche da cuccioli. Spero di essere stata chiara. Se avete domande, scrivetemele tranquillamente qui sotto. Per tutti i prodotti che vi ho mostrato, trovate tutto sul sito paledipelo.com e come vedete siamo super mega forniti. Perché c'è tutto quanto quello di cui avete bisogno, cuccioli, non cuccioli, adulti, non adulti, eccetera, eccetera. E niente, se domanda o dubbio, rimango a disposizione. Ciao!